Ma? Guarda, questo gli ha messo fuoco alla casa. Ma che porco senso? Dio. This first video was captured in the middle of the night at an apartment complex in Toledo, Ohio. The doorbell footage shows a man knocking on the front door with what looks like a firearm in his waistband. Now, the owner of the apartment didn't recognize the man, so she would question who it was. The unknown man would simply respond with, "It's me." The homeowner would then further question his response, but rather than clarifying, he would simply give a way through the front door. Certo, in America vedi uno così. Chi è? Sono io, gli dice. Io chi? E no, voleva il Volt per modificare il mirino. However, it would not be enough to get the home order to open it, so you would ultimately walk off. Disturbingly, as he does so, a second man pops up from a nearby dumpster and also walks off. Cioè, quindi questo gli imbocca, gli fa solo io e basta, e spera che quello di getto apre la porta. Ma che cazzo? Una bella stocazzata dopo aver bussato ci stava. The two would then walk around to the back door, where they would attempt to pick its lock. The police were called, and when they arrived, the two were gone. Fortunately, unsuccessful in getting the door open. It's not 100% clear what the two-minute plan. Volevano rapinare dentro. Sì, palese, sì, palese. Vabbè, ma la prima cosa che fai, no, nel caso... A me, io vedo una cosa del genere dall'occhiello, impazzisco. Ma Young, Little, zio Paperone, bentornati. Yes. The man would review the cameras he had around his house. E te rompe il muro e tu prefai. Marzo, non... Che dici, Marzo? House. And this is the sign he was met with. Il clown col coltellaccio. Il clown col coltello in mano, io, boh. A man holding a knife and in a clown costume, complete with the suit and mask, casually walks around the property, looking inside the house and testing all the doors. Cristo, ragazzi. Ah, ma è entrato. Però non c'ha la skin del pigiama. Vabbè, no, è passato da un cancello dove ci passavo pure io, eh. E guarda tutte le porte. Lui nel Bing Chilling. This will of course take place in 2016, during that sort of killer clown craze that went on for a few months. Okay. Looking back, most people that participated in that were most likely just having fun trying to scare people. But there's no denying that others took advantage of the situation, genuinely attempting some pretty horrific crimes hidden under a clown mask. With this likely being one of those cases, it's clear the person in the costume meme dei furgoni bianchi dei clown. No, ma te l'ho detto, sì. Cioè che questa cosa succede in quel momento in cui tipo c'era il meme dei clown, terribile. Esatto. Ragazzi, ma footage. Qui gli arriva una iena davanti casa. No, un cane quello. This footage was captured in Colorado. Ragazzi, in the middle of the night. È un leone. The issue of three mountain lions appearing from the darkness and starting to walk around a set of houses. They were captured even going as far as to walk up onto the porch of one of the houses. Mountain lion sightings are known to be exceptionally rare in this specific area. Typically, they'll stay a lot further in the mountains where they have easier access to the deer that they prey on. To see them in an area with a lot of people, especially in the neighborhood, is not at all common, at least in this area. The three cans would eventually walk off, but there are almost no doubt things would have gone differently had one of these homeowners left their pets outside for the night, or possibly were even outside themselves. This doorbell camera footage was captured in Overland Park, KS, in March of 2017. Shown in the video is a nearby active house fire. Okay. The home of the neighborhood just across the street has been completely engulfed in flames. As the fire department Marzo, cascano tutte le braccia, le ceneri, i pezzi. Sì, sono i lapilli. Sì, Dab, Matte, bentornato. Piango sempre, grazie per le 5 iftate. Pacaluzzo per il livello 1, Mauri, Ari, bentornati e benvenuti. Rise. Neighbors can be seen desperately moving their parked cars away from the house.
Ok, qua arrivano i pompieri. Non penso questo sia... Qui esplode tutto, raga. Che fa un chioppo clamoroso a breve. Eventually, a flaming piece of debris can be seen falling and landing on a set of bushes just in front of the camera. Ah, no, prendevo quello. No, cioè, ragazzi. Decisamente. Che figa di merda. E quelli pensano, come cazzo lo vedono? The bushes quickly burst into flames. The fire starts spreading quickly, but before it's able to get out of hand, a neighbor Oddio. Notices it and attempts to put it out. Oddio, il boss. He grabs a garden hose and sprays the fire while pressing the house's doorbell. However, the owner Bravo. Of the house isn't home and frantically tries to communicate sì, this zero, through the doorbell speaker. Guardate, matte e bentornati, ma non li voglio rivedere. Terribile. Qua bucio di culo clamoroso. Ah, ok. Quello gli sta dicendo il tuo la tua casa sta andando a fuoco. Fire department would be able to buy house posted by Doordell News in September of 2022. This video shows a man knocking on the door at 3 a.m. He pounds on the door multiple times. This guy needs some help, but it's 3 in the morning and he needs to go away. He asks the homeowner to come to the door and talk to him. Questo anche certe cose non le farei. Ah, si è girato e non si fa vedere in faccia, però sta There was no reply from the homeowner. The guy went into the street and started looking for Non credo, Jamal. Then he comes again and starts pounding on the door. He gets aggressive and starts yelling. The homeowner called the police. I don't know what he was looking for, but it was bizarre behavior. Historical footage was recorded just before 4 o'clock. No, non penso no, che aprirei. No, però aspetta, cioè, tipo che cazzo ne so, bentornate. Un tizio ti bussa alle 3 di notte, dice aiuto, ho bisogno di aiuto, mi stanno rincorrendo, ti entra in casa e ti punta una pistola. Penso cioè, sia il modo più facile per fotterti proprio. Sì. Ma sì, ragazzi, ma Clock sì, AM, ma on a night in August 2020. The video no, captures an unidentified man walking in front of a house and emptying a gas container over the yard and front porch. Shortly after he disappears off screen, a large fire erupts just in front of the camera. Ma? Stava sul cazzo vicino. Da fuoco. Ma? No, bro. No one would be injured during the incident, however. Unfortunately, posso fare una two domanda? Houses. Io metti che sto guardando dalla finestra e mi accorgo di questa cosa. Io posso spararti. In America sì. Dipende in che stato. Ma oddio, perché non lo so, Non so lì come funziona. Sì, in America lo puoi fare. Dipende in che stato, Marzo? Dipende, però appunto, lì poi so per tanti, quello ti dico. Lì so vabbè, lì so tantissimi, non lo puoi sapere. Però in America la puoi fare come roba. Questa io, cosa cioè... no wave che dici tu è terribile. Ci ho fatto una figura di merda terribile con un parente. Un parente di Sofia che trattava proprio questo. Era stato anche nei giri di polizia, eccetera, eccetera. Che una volta ho avuto questa uscita dove ho detto: secondo me, comunque, questa roba di non poter sparare non è tanto il non dover sparare, ma magari insegnare a sparare alle gambe. Però in realtà no, raga. Cioè, la prima cosa è che. Cioè, la prima cosa sarebbe non sparare, non imparare a sparare alle gambe. Perché in tanti li vi leggo che dite: ma se gli spari alle gambe, se spari alle gambe, fratelli, gambizzi. Cioè, li puoi. Vabbè, ma anche solo per spaventarli in quella situazione. Spari al cielo, nel caso. Sai, te faccio fare la ballata, te sparo vicino ai piedi. Sì, no, perché te, Marzo, c'hai la mira per sparargli preciso vicino ai piedi. Se ti prendo, t'avrò fatto 12 di danno che ha la pistola, voglio dire, non è allora, che è un danno. No, ma dico, raga, sul discorso di sparare alle gambe, perché sento tante persone di norma ragionano su un inseguimento di sparare alle gambe quando non dovresti sparare perché non dovresti ricorrere all'arma. Poi non è un discorso di iniziate a fare, sì, ma se te entrano in casa tua, perché già mi sono espresso con i video di Ale della Giusta per di più su questa... quello che è il funzionamento poi della difesa, eccetera, eccetera. Quindi non era detto. Di parlare di quello.
Però... per me sarebbe corretto potersi tutelare. Ti puoi tutelare? Guarda che se in Italia, in Italia puoi tutelarti, però deve ci, sì, il problema è che ci deve stare, ci deve stare che i, la risposta è a livello del il danno recato danno... deve essere uguale a quello che solo che fare. Poi tu, solo che tu non sai, non sai qual è il danno. Però se uno ti spara un proiettile in pancia, sì, non diciamo, capito, non cioè, poi diventa inutile. Vabbè, mentre caschi così, la tiri fuori sì. al volo. Di però ragazzi, scusatemi un attimo, perché con tutta l'amore del mondo, allora non abbiamo le armi proprio perché le persone non hanno questo criterio di pensare a questo livello. Se io mi affaccio e vedo che uno vuole entrare dentro casa mia con un'arma... o me sta piccafuoco alla situazione, io non penso razionalmente dicendo ancora li faccio male patatino, io penso devi morire adesso qua davanti agli occhi miei immediatamente, non penso altro, ragion per cui non hai l'arma. Se ce l'hai, sti cazzi, spara in cielo, spara i gambi, ma io se te sparo si te pio, sti cazzi. No Ale, non puoi ripararti full boxandoti. Non puoi full boxarlo nella tromba. Più che altro non con il legno se c'è il fuoco. Usa il mattone. Alessio Albe Zurre, yes man, bentornati. Vabbè, ok. And a vehicle would be damaged. The homeowner would claim to have no idea who could be responsible or who would even niente, consider doing this to casa, them. Zio Porca, sto Cristiano. At least from an outside perspective. The act ecco, looks completely Italia, random with seemingly no reason behind it. Avresti potuto sparargli. Ha cercato di ucciderti, ha cercato di bruciarti vita, vivo. Mai nella vita, no, no, no. E già un tentativo di omicidio. Gli sono entrati in casa, lui gli ha sparato, l'hanno denunciato e ha dovuto vendere la casa per ripagarli e poi si è suicidato. Ah. Cristo Dio. Lorenzo, Cri, bentornati. Ale, grazie per i gli 20 mesi. Non violare la proprietà privata, se non vuoi questi problemi, sennò ti piena pallottola. On a night in September of 2021, okay, a homeowner would get oddio, a suspicious XQC. Knock on his door at about 3 o'clock in the morning. Upon opening his phone and looking at his doorbell camera, he would see two would look like teenagers identifying themselves as CPD or Columbus Police Department. Ah, gli dicono che è la polizia, gli dicono. Marco Lori, bentornati, Cristo Dio. Ah, ha proprio l'ha già tirato fuori il ferro, eh. Proprio così tranquillamente. Ah, bussa addirittura col ferro in mano. The video shows the man in the front clearly holding a firearm, and the house sitter would eventually access the doorbell camera speaker to further question him. Can I help you? Ragazzi, attento alla telecamera, si tira giù il coso per far vedere la bocca. No, non è per far vedere, è per parlare meglio, perché sì. Sennò magari dà vabbè, l'idea capito, che non è. Ma sei un coglione. James, grazie per gli 8. Cioè, non mano del Kant. I'm sorry. CPD, we need to ask you a couple questions. May you please step to the front door, please? CPD. Se gli rispondi è pure peggio. A meno che non ha già mandato a chiamare i carabinieri e quindi guadagni tempo. Già stai. The man refuses to show a badge because, well, obviously he doesn't have one. Grazie. The homeowner knew what was going on, so rather than stepping to the door, he would call the real police department and report two armed men at his front door. After a couple of minutes, the two would once again attempt to get the homeowner to open the door. But after that failed, and they would run off before the real police could show up. CPD, open the door! Andrei, Gaspiridio, bentornato. Paolo, sì, Gaspiridio, dopo due minuti benvenuto. Gli arrivano. Lo so, però ragazzi, in una situazione del genere il discorso che facevo io è quello. Cioè, open provano door. Ad ammazzarmi. Io magari c'ho l'arma, te sparo. Poi the sì, two passo were i most cazzo, likely ho just looking to rob the man when he opened Glory, the grazie door. Per i 49. But I mean... non è che hai fatto una minchiata, Marzo, ti sei rovinato la vita. Ti metto in lo so, però capito, io penso a campà. Cioè, la prima cosa che penso a fare è campà. Cioè, se ti faccio un esempio stupido. Se adesso... finisci di streamare, vai nell'altra stanza, trovi un cristiano che però non ha armi da fuoco, visto che teoricamente non potrebbe averli nello stato in cui sei, quindi ipotizzando che prova a prenderti con un coltello.
tu riesci in un modo o nell'altro a disarmarlo, tu che fai? E fai, vabbè dai, siamo pace, dai, vai. Non lo so, vabbè, io in qualche modo provo comunque ovvio a tenerte là, chiamala, ma da c'è, devo essere sicuro che la situazione poi finisca lì, quindi che tu non possa ritornare in tutte le cose. E due sono le cose, o riesco a stanarti, o se vuoi colpirmi in un modo o nell'altro per difendermi ti colpisco. Poi mi sono rovinato la vita, siamo d'accordo, non è da fare, tutto quello che vuoi, ma inizialmente là di reazione è, pensi solo a difenderti, a sopravvivere, è istinto. Sì, quello, no, quello sulla questione dell'istinto, dell'istinto, sì, beh, diciamo, vedi qualcuno in casa, ti dovresti nascondere, te ruba tutto e poi quando se ne va e sei nella possibilità di poter chiamare qualcuno. E lo posso fare, certo, io se posso evitare di fightare è ovvio che non fighto, perché puoi avere la peggio. Però se cioè, che cazzo ne so, se questo viene diretto a me e proprio ce l'ho là, dove vado più? No, se poi ti vuole far male a te, che poi è capace perché magari ti entrano dentro casa e quindi ti vogliono addormentare, ti vengono con le cose per farti addormentare tutto. Matte Lori, bentornati. Sì, pure i video di quelli che gli fanno gli interrogatori dei pazzi. Non puoi usare l'impulso. Che provano a fare le cose furbe, so fighi, quelli so, però sono lunghi. Comunque quelli, secondo me possiamo provare a ragionarci, a fare tutta la retorica possibile e immaginabile in questi casi, se fino ci ritrovi. Fino a che non ti ci trovi. C'è l'istinto di sopravvivenza che praticamente ti guida, entri in una sorta di flow che... E che poi in tutti e due i casi, perché invece io conosco di gente che è stata rapinata, è amico di mio padre, ed è rimasto paralizzato, cioè non è riuscito a fare niente, quindi qualsiasi cosa tu è rimasto proprio là, stava seduto, è rimasto seduto senza fare niente. Perché hai paura? Sì, vabbè, perché non ce la fa. Vabbè, perché non gli sono andati sotto? E quindi di conseguenza lì, ok, mi stanno a rapinare, sto fermo e basta, non faccio nulla. Perché no, c'aveva uno che guardava il fatto che lui rimanesse seduto, okay, e altri due che gli rubavano la roba. Però, cioè, quello non è che ha provato a reagire o fare niente, cioè è rimasto là, punto. No, più sì, che altro perché c'è, cioè, il problema di fondo, ma Marzo, è che, cioè, se a te te lo becchi davanti e poi ci vai in fight, è capace che, cioè, poi non ti restano qua IRL, quindi siamo d'accordo. Tocca stare infatti attenti. Io non andrei a prendere piedi di ferro, cioè non andrei a prendere l'1v3 in quel caso, no. Però se uno singolo mi pusha, io non che ingaccio. Devo fare? Quantomeno metto un muro, edito, resetto, lui spara, metto una scala, magari provo a mettere la piramide, due ditate gli tiro quantomeno per vedere se è white, se poi è blu. È chiaro che a quel punto che fai più? Provi a resettare, lo imprigioni un attimo, rampini o un impulso, è normale. Io credo che tu stia dicendo una cosa vera. Anche questo sniper, già ha un tizio che conosco, gli è successo, i due tizi gli sono entrati in casa armati. Lui certo, li ha legati e ha chiamato la polizia, ma alla fine si è fatto anche lui un paio di anni per sequestro di persone. Sì, 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 è vero. Se tu trattieni lì le persone, prima che arrivi la polizia, è sequestro di persona. C'è una coppia di anziani che gli sono entrati in camera da letto. Ciao, Spitone. Aspetta, non mi sta sentendo. No, scusa, sto ringraziando. Gli sono entrati in camera da letto i ladri. Sì, cazzo di vecchi, se ne sono accorti. Questo che ha fatto? Stava in soggiorno, è andato verso la porta, ha preso le chiavi, ha chiuso e li ha chiusi dentro. Okay. Il torto? I vecchi. Sì, perché era sequestro di persona. Certo. Capito? In proprietà privata mia faccio sequestro di persona. E tu, sei entrato in casa per rubarmi a me. Io me ne vado, ti chiudo dentro, così quantomeno mentre chiamo la polizia magari non riscappi, anche se comunque sei entrato in un'altra parte potresti scappare da là. O mi uccidi. Fammi. Cristo Dio, sì, la cosa migliore è ammazzarli e dargli ai suini. Però Marzano, esempio, ti faccio una domanda. Tipo, a tutti e due, cioè un ladro ha un coltello in mano. Prima di rubarti in casa vuole prima ucciderti perché non vuole avere ansia, ok? Ok. Prova, ti tira una coltellata, tu la riesci a schivare. A schivoschi. Pure a schivoschi. Tu c'hai un coltello in mano e c'hai lì la sua schiena. No, per forza. Dopo che l'hai schivata, cosa fai? Provi a rischivarne un altro o gli piazzi il coltello? No, ma al 100%, ma io sono d'accordissimo con te. Io no. Cioè, secondo poi... me per istinto di sopravvivenza lo faresti. No, sì. E buoni resti, fratello. Sto in casa mia, saprò muovermi in casa mia, prendo e scappo via. Cioè, riuscirò, cioè, la faccia a falla. O alle brutte, sì, alle brutte. Ma in quel momento non ragioni, vuoi solo salvarti. Glielo punto su un piede. Ma non è questo. Gli prendo una caviglia dietro, gli prendo quello che è. Scapperemmo tutti.
io mi accorgo che una persona mi entra e ciò immagina casa tua, quindi in un'altra ala, io me ne vado istantaneamente. A parte il fatto che sarebbe una cazzata, perché 100% c'è il palo fuori, comunque, quindi li stai andando in bocca. Ma tolto questo discorso, nella situazione in cui ti dice Manuzzo, tu ce l'hai addosso, tu ce l'hai, sì, sì, qua, ce l'hai proprio corpo a corpo, capito? Così, tu metti che riesci a schivarti perché ha sbagliato lui, comunque per qualche ipotetico motivo, e ce l'hai addosso, dove vai? No, zio. Sicuramente gli darei una botta tale che spero che lo stordisco e tutto. Ma però calcola che in quel caso avresti ragione tu, eh. Cioè, per lo Stato italiano, se lui ti prova ad accoltellare e tu lo accoltelli, vinci tu. Cioè, hai ragione tu, perché ti stai difendendo. Ma come dimostri che lui ci ha provato prima? Come poi, dimostri che lui col coltello voleva farti del male e non invece lo teneva solamente per tenerti ostaggio? Guarda, ci stanno una marea di sfumature, cioè, poi. Cioè, sì, gli darei però le indagini, capito? Ma perché c'hai un coltello... Ah, sì, significa che tu con un coltello lo penetri un corpo umano. Guarda che lì per lì, ok che sei frizzato, no, e magari agisci... l'adrenalina, guarda che... Sì, sicuramente, ti fa camminare con le gambe rotte, l'adrenalina, figurate... Però sì, no, boh, io secondo me poi spero di non trovarmi, cioè, ho rischiato di trovarmi, cioè, ma spero che non mi succeda mai. Però boh, io un cazzottone sullo stomaco, la bocca dello stomaco, un pizzone sul collo, cioè una stecca, qualcosa del genere, ma un coltellaccio, una coltellata no. A meno che non gli accortella una gamba. Ma poi attenzione, perché se la gamba gli prendi l'arteria, c'è un'arteria importante sulla gamba, sì, se sì, gliela sì. prendi lo stiri, cioè lo buchi subito. Quindi, Chicco, già lui, Spida, bentornati. Tu, Gianmarco, tutte le ragioni del mondo, ma secondo me stai ragionando in modo un po' troppo razionale nella condizione. Raga, allora, cioè, ho capito, ma allora non vi posso dire altre risposte, nel senso, ok, è la stessa cosa, se te corre... Io se mi medesimo lo farei. Se te corre dietro un orso, che fai? Cioè, scappi, sali su un albero, perché se a me mi corresse dietro un animalaccio, io probabilmente la prima cosa che farei non è provare a scappare. Nascondemi tipo in una cosa alta, ma poi muori instant. Cioè, immagina se ti corre un orso dietro, scappi? No, te fermi e te nascondi da qualche parte. Ma assolutamente. Ma è, certo, una cazzata, ad esempio. Quindi, però cioè, se non puoi scappare da nessuna parte, non è che sto qua e dico sì, porgo l'altra guancia. Cioè, dico sì, dai, ammazzami, fai mi così. Di meno, capito? Vabbè, gli spari e ti mangi le sue palle sudate. È il primo messaggio della tua nella mia chat, Irish. Tu non hai scelto proprio un momento così. In qualche modo provo a difendermi. Probabilmente avrò la peggio, perché comunque se entrano un 2, 3, che cazzo no, è? No, fidatelo, frate, fidate. Mamma mia. Andiamo avanti un attimo. There's just no way of knowing. È un discorso enorme, cioè è un discorso che non puoi proprio. We're never identified by police. Bene, manco male. In May of 2018, a woman would leave her parts car that was just outside her house unlocked overnight. Not surprisingly, someone would find the unlocked car and proceed to steal multiple items that were owned by the woman. A few hours later, the man responsible for the theft would be caught on the woman's Hamilton. Doorbell camera attempting to use her set of keys that he had just stolen to unlock her house's front door. Ah, capito? Questo non felice gli voleva pure entrare dentro casa! E beh... Porco Dio! Senza niente, ca borsa al carico! Così, perché... Facendo le chiavi! Sì, perché gliel'ha rubate dalla macchina. Cioè, ha preso le chiavi dalla macchina lasciata aperta e poi ha provato a aprire a casa. Cristo. This Dio. All took place while a house owner was home and sleeping. But luckily the set of keys he had stolen didn't have a house key Frank, on it. Daniel, so the guy just ended up walking off. Had the set of keys contained a house key, things most likely would have ended much differently. I bet. Shown in this doorbell camera footage is an unknown man wearing an oddly disturbing mask. Yet. As he walks up to the door, his emotions Ah, mamma mia, ragazzi, c'ha tipo la maschera quella di cera. Alert the camera to start recording. And that's when you can see him grab the door handle, realize it's locked, and hesitantly knock on the door. Non lo vedo molto deciso, onestamente. Sembra un coglione che vuole fare. Ale, grazie per gli otto. Sembro io quando andavo sotto i palazzi a premere il contemporaneamente il before he uscito the seal e poi scappava. And wipe off his fingerprints from the door handle before walking off. Around a minute later, the homeowner would come to the door
and now see the man across the street sitting in a car. When she yelled down to him to see what he wanted, he would quickly speed off. The homeowner would later state that she had no idea who this man could have been or what he was doing there. The fact that he removed his own fingerprints from the door handle suggests that he had most likely given them to the police at some point. Huh. It's not completely unreasonable to conclude that this man had some sort of criminal record. Something else of note is that someone's heavy object can be seen weighing down his front pocket. It's not clear what this is, and more importantly, it's not clear who this man is. The mask would ultimately make it impossible for police to identify both the man's identity and his intentions. Cristo Dio. Aurora, bentornata. In July of 2021, Amanda Nowick updated her Facebook with an alarming video. She took this video from her Ring doorbell as she set in for sleep. Someone rang her doorbell. She checked the app, only to see a man with gray hair and a full-grown gray beard presently knocking on her door and ringing the bell. Amanda didn't recognize this man, so she ignored the knocking. Che cazzo stai a fare, Marzo? Vuol dire? But the non ero io. Stranger è quello, tu ricordi quello che faceva i video dove mangiava un sacco di tempo fa? Epic Meal Time. Madonna santa. As well as knocking, he kept repeating he wanted to talk to her and had questions for her. Cristo. Are you sure? La voce non matcha il personaggio. I just rang your doorbell. Non matcha per niente, ragazzi. È picciata, Ben. Matt, Zara, chi? Bentornati, Bulle, grazie per il beat. Di testa che i tuoi amici ti portano fuori e il momento più bello è quando torni a casa e ti trovo in live. Grazie di cuore fra cuore. A piacere, Bulle, sto qua. Cocchetto, bentornato. Are you sure? Are you sure? Ma è uno random che non conosce, cioè. I just rang your doorbell, because I have a couple questions for you. Are you sure? Cosa vuol dire? Sei sicuro? Sei sicuro? Sì, perché quella gli starà a fare tipo mano del metronomo, gli starà a fare, e lui gli dice, are you sure? Are you sure? Guarda che prova a entrare con la cosa, Cristo di Dio. When she was home alone, she called her husband to tell him what was happening. Ma chiama la polizia diretto, zio porco! So Amanda's husband accessed the camera from his phone and saw the man. Ignoring him wasn't doing the trick, so he decided to talk to him using the speaker. Huh. How are you? Ma perché ma spammava la Reshoot? Io sono 19, bentornato. Can you hear me? Cristo santo. What I'm looking for is for the girl that's in the house to come on here because I'm gonna take her in. You're raising the girl that's on the other side of the store and she left me in. Ma... I want to look for her in here to have a knife. After threatening the woman in a stone-cold tone, he's gone. He doesn't even seem scared off. He just leaves. As the man calmly walks away, he continues to talk to himself down the street. Cristo Dio. Luca save, bentornati. Vabbè, questo stava proprio... Beh, era malato, dissociato, sì, completamente, schizofrenico. Questo te sì, dico, capisci? Sta parlando, cioè... solo, sì, sì. No. Come fai? Amanda was terrified, but she feared this man might move to another house and hurt someone. So she took the creepy footage and posted it on Facebook. And it was thanks to this Facebook post that this man was arrested. Sì, anche perché ci è andato completamente senza niente in faccia, quindi nel senso non è che sia interessato. È un coglione. Cristo Dio. Di questo ti dico, cioè come cazzo fa? Cioè se io ho la possibilità di farlo, io cane ti devasto l'anima. Inquietante, inquietante, veramente.